Stock, oggi sono qua con un nuovo video a tema Ungheria, in particolare ungherese, visto che in tanti mi avete chiesto di fare più video sulla lingua. Piccola premessa nel caso questo fosse il vostro primo cibi modior: io non sono ungherese, non ho mai studiato ungherese in maniera rigorosa, non so quindi le basi o la grammatica. Metà della mia famiglia però è ungherese, tutto quello che so è perché con loro parlo ungherese. È una lingua molto affascinante ma anche molto molto difficile. Oggi riservo per voi tre parole più una che non hanno una vera e propria traduzione in italiano, quelle parole intraducibili. La prima parola intraducibile è Hasi Sharkan, letteralmente il drago di casa. È una parola che io non ho mai sentito dire nella vita di tutti i giorni da una persona, per fortuna, perché indica una persona in casa, in particolare uno dei due coniugi, quindi o il marito o la moglie, anche se penso che si riferisca per lo più alla moglie, che in casa non si comporta più di tanto bene, è impaziente, ha proprio un cattivo atteggiamento. Non ho idea di come poterlo tradurre in italiano perché quando ci si comporta male o si è impazienti si dice appunto questo, non abbiamo una vera e propria parola per identificare il marito o la moglie che in casa fa casino come un drago. È un peccato che una parola così bella abbia un significato invece così brutto. Un'altra parola che invece ho sentito in più di un'occasione, ma che prima di questo video non riuscivo bene a identificare, a tradurre in un qualche modo, è tutti muti. Io ero convinta che con questa parola si indicasse una persona un po' sfortunata e maldestra, ma anche brontolona, diciamo. L'origine di questa parola è molto interessante perché tutti vuol dire ciabatte calde, quindi immagino pantofole. Mutui invece vuol dire invivibile, incapace, inetto. Tutti muti è quella persona un po' sfigatella, che tende a sbagliare frequentemente, una persona un po' goffa, che non ha proprio voglia di impegnarsi o di cambiare il suo status. È una persona un po' sfortunata e un po' incapace di fare le cose. Anche in questo caso una parola bellissima per un significato un po' così così, mi piace come suona, tutti muti. Un'altra parola per cui non c'è una diretta traduzione in italiano è pismog. Una parola che ho sentito diverse volte, ma di cui forse non avevo ben capito il significato. Stando a quanto dice mia madre, pismog indica una persona che lavora lentamente. In realtà, però, facendo delle ricerche, ho visto che non è soltanto qualcuno che lavora piano, ma è qualcuno che lavora piano perché non è capace a lavorare bene. È qualcuno che lavora in maniera svogliata o che produce qualcosa di poco efficiente. Questa parola deriva da pis, che vuol dire shh, cioè è proprio il suono che si fa per zittire qualcuno, no? Shh, stai zitto. Oppure lo si utilizza per richiamare l'attenzione, non per dire hey, hey, guarda cosa c'è qua. Penso che una volta venisse utilizzato anche per indicare un lavoro che porta a sporcarsi o a sporcare in generale, proprio per via della parola piscosh, che vuol dire sporco. A inizio video vi parlavo di tre più una parola, questo perché non sono sicurissima sull'ultima. L'ho sentita dire più volte, ma non sono riuscita a trovarla sul dizionario online. È vero che è difficile trovare tutte le parole online perché il vocabolario ungherese è molto ricco, però in assenza di un dizionario, vocabolario fisico qua a casa, mi sono un po' dovuta arrangiare. Quindi prendete quest'ultima parola con le pinze. Donald Kocsasas. In pratica, in Ungheria, Paperino si chiama Donald Kocsa. Kocsa è la papera, quindi Donald il papero. Questa parola viene utilizzata proprio per indicare il tono di voce che utilizza Paperino. Esiste quindi una parola specifica per dire che uno parla con la voce da Paperino, la voce un po' nasale. Mi ha fatto molto sorridere come cosa perché ho proprio l'impressione che gli ungheresi facciano di tutto per complicarsi la vita. Cioè creano delle parole impossibili e assurde a volte, vabbè. Queste erano quindi alcune delle parole ungheresi intraducibili. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate della lingua, ma soprattutto che altro tipo di video vorreste vedere inerente all'Ungheria. Adesso
che si sta avvicinando il periodo natalizio, ho intenzione di fare qualche video sui dolci tipici natalizi ungheresi, però è solo un'idea, fatemi sapere se può piacervi o meno. Nelle schede qua sotto in descrizione vi lascio la playlist di Cibi Modular con altri video a tema sull'Ungheria, ad esempio che cosa visitare, come salutare, delle letture tematiche, eccetera, eccetera. Spero di nuovo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Peace out!